Buongiorno amici di Mondo Futsal e benvenuti alla finalissima del torneo fuori classe Ettore Maiorana di fronte l'MSC, quinto D del Tavernello, quarto A maglia rossa per MSC, quinto D maglia nera per il Tavernello, quarto A con Petetta, il pallone allargato, ancora Petetta, zona tiro, va la conclusione, la traversa, colpita da Petetta, avanza Petetta, supera un uomo, poi scarica il pallone, Peschettino al centro, si allarga numero 11, porta palla, supera la linea mediana del campo, allarga per Petetta che rientra con il sinistro, il vantaggio del quinto D con la firma di Petetta. Rufo prova subito la risposta, il quarto A, Petetta riparte, sempre lui, il numero 8, cambia lato, va a cercare Schettino, lo trova, ancora il pallone dentro per Petetta, è solo davanti a Fabri e c'è il 2-0, subito il raddoppio, sempre di Petetta, doppietta per il numero 8, Petetta, attenzione, la conclusione, la parata di Fabri, poi ancora una volta, tenta Schettino con il destro, il pallone colpisce la traversa, testa, cambia lato e sbaglia, Petetta riconquista il pallone, mette al centro, la conclusione, entrata da Mignano, la gran parata da parte di Fabri, si accentra, Rufo prova a passare con il tacco, serve bene Gioia, poi allarga nella zona di testa, sempre Gioia che può andare a conclusione con il destro, gran parata stavolta da parte di Della Folgore, Fabri ci arriva, fa ripartire Rufo, può andare in contropiede, occhio a Rufo, solo davanti a Della Folgore, Rufo serve in maniera eccezionale, testa che trova gol dell'1-2, accorcia le distanze Della Folgore, la pressione da parte di testa, il pallone per Rufo che va a cacciare con il destro, ci arriva Della Folgore, pallone intercettato da Petetta che corre sulla destra, mette al centro Fabri, lo tocca il palo, parte il numero 8, va Petetta alla conclusione, vincente 3-1, Rufo va alla conclusione con il destro diretta in porta, si muove bene il numero 7, la gran parata da parte di Della Folgore, sbaglia l'appoggio, attenzione adesso al tocco sotto da parte di Petrucci che trova il gol del 4-1, pronto il numero 7, va Rufo con il destro al piazzato, finisce a lato l'errore da parte di Rufo, esce Della Folgore di testa, poi Rufo con il sinistro, il pallone rimane lì, la conclusione che finisce sul fondo, l'opposizione dell'avversario, se ne va Rufo da destra, la conclusione con il destro, la gran parata da parte di Della Folgore e poi il tapin vincente di Tofani che riapre la sfida 4-2. Fabri, attenzione a Gioia che va con il sinistro, Della Folgore ci mette una pezza, ancora Tofani prova a calciare con il destro, va Petetta con il sinistro, va a calciare Fabri, ci mette i pugni, poi Rufo riconquista il possesso, se ne va alla sinistra Rufo, prova ad andare via Rufo, riesce in un numero e poi con il destro non trova la porta, ora Rufo anticipato da Petrucci, conquista il pallone, serve Rufo con il destro Della Folgore, può andare a battere, ripartenza di Petetta, occhio al break vincente da parte del quinto D, sempre con Petetta, autore di un poker, 5-2, si fa di nuovo complicata la situazione per il quarto A, prova a passare con Rufo, ancora Rufo trova un gran gol, riapre subito la sfida il quarto A, avanza Sherpa, tocca il pallone Ciaravino per Rufo, Rufo la conclusione, una gran parata da parte Della Folgore, ancora Petrucci, porta palla, serve Petetta al centro per Schettino che trova il gol del 6-3, è il quarto A che prova in qualche modo a riaprire la gara con Gioia, serve Ciaravino, Ciaravino va alla conclusione, la toglie dalla porta Rufo, pronto il numero 7, tocco corto, uno schema Della Folgore e poi ancora una volta Rufo ribadisce in rete 6-4, Petetta per Schettino, la parata di Fabri, ripartenza a quarto A con Ciaravino che va alla conclusione con il destro, non trova la porta, 2 minuti di recupero, occhio a Petetta che può andare lui con il sinistro e mette dentro per il gol del 7-4, due uomini in barriera per Della Folgore, va alla conclusione Rufo, Della Folgore ci mette il piede, quarto A con Rufo,
Ancora il numero 7, la conclusione con i pugni, respinge della punizione, finisce qui l'incontro, è la finalissima del primo torneo fuori classe, va all'MSC Quinto D che batte 7-4 e il Tavernello 4-1. Ed è tutto dagli amici di Mondo Futsal, arrivederci. Aspetta, dai.